Andrei lì, come cavolo si chiama? Ma Dio cane, ma Dio porco Dio, ma Dio porco, ma Dio cane, 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 ma Dio porco Dio, ma Dio cane, ma Andrea, Dio ma dove porco sei? Dio, ma Dio cane, ma Dio porco Dio, ma Dio cane, ma Dio porco Dio. Scusate i francesismi, ma non è possibile che ogni volta sbaglio la telecamera. No, è Porco caduto Dio. Giulio. Se la signorina è Non è uscita, successo, Andrea. perché? Se la signorina. Dottore, buongiorno, dottor Luigi, Buongiorno a lei. perché la signorina è uscita? No, è caduta, ora la rimetto. Ah. E ci rivediamo ancora. No, quale va a letto? Inizia il bello. Giulia, se vuoi entrare, vuoi entrare Andrea. Però dimmelo subito, che già sai che dopo non riesco ad accettare. Anche se entra con l'altro profilo, quindi siamo tranquilli. Ora mi trasformo un po'. Non farci caso. Oh, ma Oh quanto la Giulia, voce però mi... accendi la luce. No, non posso. Non posso neanche parlare. Ma dai, lui lo sai se mi mette a parlare, Invita qualcuno. Oh, comunque l'ho bloccato sto benedici. Mai nessuno. bellissimo. Figlio di puttana, non finocchio. Ora Ma hai lo che capito? vedranno parlo. Ma hai capito chi è Oh, non Luigi? aspetta, ragazzi, perché mo devo fare una live organizzata. Luigi, ma Quindi hai mo capito che non aspetta. in vita loca è una bellissima ragazza. Che ti sei Solo sentato tu donne nella diretta? aspettano questo momento. Ah. Ora inizia la live bella, quindi scialla. Madonna, comunque Andrea è super catafratto. Entra in Ok. condizioni Che proprio. quella diretta di Luigi, io non comando nessuno. Ah. Danny, sa? Ma perché non, la cloca non è entrata? Oh, Danny vuoi entrare? Sta arrivando Andrea. Metti l'oca, che è bellissima. Lo faccio entrare prima lui e poi vedo chi può entrare. Quindi chi vuole entrare si faccia avanti ora, che poi. Luigi, sei contento di quello che ho fatto? Ok, bro. Quando vuoi. La facciamo insieme? Sì, a voglia, bro. No problem. No problem. Ciao. Ciao. Voilà. Ma io ti Bene. conosco già. Sono quella delle litigate. Può essere. Aspetta, quali litigate che non ho capito. Che è quella di oggi. Magari. Può essere. Oddio, non ricordo. Sei Ma qui abbiamo fatto nel la insieme te già. Sì, Sì. adesso io allora che sono morato. Nessuno si deve Oh, prendere. non farti caso ora che entra Andrea, ma è un po' in condizioni Chi è pessime. Andrea? Come, non lo conosci? Vabbè, Andrea. mo che entra, sicuro lo riconoscerai. Si sbriga. E beh, non ho capito perché hai detto la ragazza delle litigate. No, perché magari pensavo che avevi visto sta scena Cioè, dove ho litigato con un certo cosa? Andrea.
Ah, tu dici Andrew. Andrei lì, come cavolo si chiama? Ecco. Ma Dio cane, ma Dio porco Dio, ma Dio porco, ma Dio cane, 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 ma Dio porco Dio, ma Dio cane, ma Andrea, Dio ma porco dove Dio, sei? ma Dio cane, ma Dio porco Dio, ma Dio cane, ma Dio porco Dio. Scusate i francesismi, ma non è possibile che ogni volta sbaglio la telecamera. No, è Porco Dio. caduto Giulio. Se la signorina è Ma che è uscita, successo, Andrea? perché? Se la signorina. Dottore, buongiorno, dottor Luigi. Buongiorno a Perché lei. la signorina è uscita? No, è caduta, ora la rimetto. Ah. E ci rivediamo ancora. Ma che è? Allora, Lo conosci? intanto. Un bacio la mano alla stupenda Loca 94 underscore 17. Allora, dottor Luigi, come sempre, un piacere essere Ma che nella fa? tua, Non sta qui. nel tuo Sì, salotto, è mio il piacere, Andrea. nel tuo salotto Buonasera. sibaritico. Buonasera, Loca, e nel tuo salotto sibaritico. Che ha una grandissima valenza artistica. Da anni mi occupo di arte contemporanea a massimi livelli, l'ho messa in culo a tutti in Italia, tutti saprete del famoso processo di Mandalay 3, giusto? Dove ho fatto più soldi io in 5 anni che Bonito Oliva e quel coglione di capelli bianchi, figlio di. Ecco, però la domanda. Mi sorge spontanea, essendo un avvocato, cara Loca e caro dottor Luigi. Quando sono entrato c'era un quarto personaggio. Chi era? Era Giulia, quella ragazza Giulia. biondino. Perché Giulia è sparita? No, Andrea è caduta dalla diretta, gli si è staccata, non è sparita. Oh, ma che strano, ma che strano, Comunque, che Andrea, strano, sì, cosa comunque mi devi sparita. raccontare tu che cosa hai fatto stasera. No, 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 dottor Luigi, fermati un secondo, fermati un secondo, fermati un secondo. Prima appuriamo di capire cosa è successo con questa signorina. Devi sapere che il sottoscritto, oltre ad aver insegnato per diversi mesi in una scuola superiore, in un classico, in uno scientifico privato, dove alle fighe davo a tutte e sette, ai maschi tutti e sei, però no, mi sono bocciato con me. Alle fighe davo sette, ai maschi sei, senza neanche Vabbè, pensarci. Andrea, Ecco, che sei un professore, insomma, già ti sapevo. sì, e ho fatto per 2 volte, grazie a un mio conoscente, ho fatto due esami, ho fatto l'assistente in 2 esami universitari. La signorina, che era lì prima, voglio capire perché non entra più. Posso farti una Sì, puoi domanda? rimandare la diretta a Giulia, per favore. Voglio farci rimandare la live. Posso farti una domanda? Prego, Loca, certo. Però Come mai attenzione, bestemmi? attenzione, però, attenzione a una cosa. Loca, sei stupenda, ma ricordati che sono un avvocato e io non dimentico la domanda di prima. Cioè, con me non funziona il giochetto. Io voglio capire perché il soggetto precedente di sesso femminile è uscito. Ok? Sì, ok. No, io volevo farti una domanda, cioè, come mai bestemmi? Ma Dio cane, Dio porco Dio, porca Madonna, Dio porco, porco Dio, ma questo non sono bestemmie, Dio porco Dio. Che ti ho L'unica cosa fatto Dio? è dire, io non la dico, è bestemmiare il nome di Preivano. Dio cane, Dio porco Dio. Bestemmiare di pre, bestemmia. Una bestemmia. Allora devi sapere che Andrea ha una certa religione che è il livreismo, che non so se sai che Dio. cos'è. Di che? Andrea è religioso, però è livreista, segue la religione del livreismo.
Non so cosa sia, però vabbè. Tesoro, tesoro, non preoccuparti, anche se non sai cos'è il libreismo, l'importante è che tu sia brava ad aprire il culo. Va benissimo. Se apri bene il culo e la figa, va bene lo stesso per il libreismo. Ma forse tu Capito? sarai capace, tu. Non hai Forse capito tu sei questo? capace. Allora, Io non scusa, sono aspetta. capace. Allora, Forse tu sì. stai parlando con il pontefice del libreismo, Un ok? Non sai cosa sia la mia po' religione, non c'è problema. Sei di sesso femminile, l'importante per non avere conseguenze giuridico-penali nella mia teocrazia è che tu sia brava ad aprire il culo o la figa. Penso che tu sia brava, giusto? Ma io non sono brava, magari tu sei più esperto di me. Ai, questo è un grosso problema. Perché se non sai cos'è il libreismo e non sei brava ad aprire il culo alla figa, mia cara, sono guai Però grossi è per il libreismo, un lo mio sai? problema, non È ti un devi po' un preoccupare. problemino. Allora devi andare fuori dai coglioni da questa live all'istante, altrimenti il Führer non accetta chi lo riconosce. Ma Cioè, è tua live? tic-tac, È tua? tic-tac, tic-tac, Andrea, stasera tic-tac. comunque sei fuori controllo. Non ti ho mai visto così, Andrea. Tic-tac, tic-tac. Dottor Luigi, rispetto per te, un'altra volta però scegli con più cura Ma questo, porco Luigi, mio, ma perché sta capisci che il bene? liberismo è un'elite, cioè il liberismo è un'elite e non c'è spazio per le vacche, Luigi, non c'è spazio per le vacche, nella Luigi, mia lingua, Dio porco, dai, ma porco Dio, Luigi, dai. Luigi, Allora, ma Andrea, questo sta bene? sì, Andrea sta benissimo, però no, Ah. è uscito. Ma no, non sta bene sto uomo, eh. Ma serio, eh. No, Andrea, ma che fai? Perché sei uscito? Bah, vabbè. Ma la Giulia dov'è Stasera, andata? ragazzi, stasera l'avete trovato un po' particolare, Andrea. Di solito non è così. Non so stasera che cosa gli ha preso. Cioè, è così, però non proprio. Stasera non lo so perché è andato fuori controllo. No, no, sta proprio male, fidati. Vabbè, via. No, mi dispiace che ti abbia detto quelle parole, ma non l'ho mai visto così. No, no, ma non, cioè, a me non è un problema, è la gente, cioè, boh, vabbè. Sono abituata ormai. Oggi ho fatto già due litigate e mi basta, mi avanza. Non so che cosa gli abbia preso perché era in quelle condizioni. No, ragazzi, non è che ho detto che non è proprio così, però sì, Sì, magari. Sì, mattina, mai come stasera che è andato proprio fuori controllo. Io gli voglio bene, ma stasera proprio è andato, non lo so dove è andato. È andato nel panico. Madò. Che personaggio. No, davvero non l'ho mai visto così. L'ho visto esaurito, sotto effetto di coca, ma non così. Io mi scuso io al posto suo con chi stava guardando la live e ha detto quelle parole, però voglio dire, è Andrea. Chi lo conosce lo sa. No, io non lo conosco, non so neanche chi sia, Stanno però chiedendo se cioè, sei si vede che è una minorenne. persona. Eh? Se sei minorenne, hanno chiesto. Chi? No, Tu. no, non sono minorenne. Non No, sarei mi qua. dispiace che si è buttato così in una maniera un bel po' volgare. Anche perché io con Andrea ci faccio live da 3 anni circa. E questa è davvero la prima volta che si è permesso di comportarsi. Vabbè, dopo lo chiamerò, glielo dirò che non si deve comportare così nelle mie live. Si è sempre ha fatto il mongoloide, però non così. Ma si vede che è una persona che non sta tanto bene comunque. Però No, vabbè, tranquillo. allora lui quando è lucido
quando è lucido ragiona, ragiona meglio di me. E a quest'ora non lo so che cazzo combina, che proprio se ne va in escandescenza. Come hai detto tu, magari è sotto effetto di qualche Sì. cosa. No, vabbè, ma si vedeva, si vedeva. Madonna. Non è vero che lo fa sempre, non dite puttanate, ragazzi. Non lo fa sempre. Io Andrea lo conosco da un sacco, ci parlo su WhatsApp, lo sento al telefono e non lo fa sempre. Stasera purtroppo l'avete preso, cioè l'avete preso, l'ho preso io, in un momento che non sapevo che era così. Cioè, oddio, non mi aspettavo più che altro che entrava così. Ma lascia Oh, stare, ormai è guarda. successo, Cioè, me ne ha quando... detto di tutto e di più, sto qua. Giulia. Vabbè, è andata, Va acqua bene. passata. Sì, beh. Facciamo finta tu. Avrà 60 anni e sta sempre così, ragazzi, ma non giudicate se non conoscete. Cioè, anche io a finire che ero ubriaco, entravo in una live perché l'ho fatto e iniziavo a maledire, a dire stronzate. Beh, vabbè, sì, ci stanno magari le stronzate, però, sai, prendere. Grazie di avermi buttato fuori, sarei uscita io, grazie Lu. Oh, cretina, vedi che sei caduta. Non ci credo. Già la seconda Sei volta che caduta. si... Ah, Sei caduta, infatti poi ho ok. detto a tutti, invitati giù. Ma che è successo? Guarda, ormai non mi sconvolgo neanche più. Ma che è successo, ragazzi? Io sono andata Niente, via. che Andrea è entrato e si è messo a gridare, a dire, E ad offendere vestiti questa ragazza. offendere. Oh mio. Ragazzi, rimandategli la diretta. Vi saluto perché sì, oggi ne ho abbastanza litigato e basta. Ma che ti ha Sì, per detto? Io carità, non è ascolto. stato rispettoso, non gli sto dando ragione. Sto solo dicendo che è da concepire, perché sapete tutti, Andrea, che cosa fa. Non Sì, è che va. Andrea lo fa di nascosto, Andrea mette le storie, quindi lo sapete tutti, sotto effetto di cos'era. Ricordi Luigi, com'è sempre stato gentile? Boh. Esatto. Appunto, quello sto dicendo, non so perché stasera si è permesso di comportarsi in tale maniera. Io non l'ho visto, quindi non so che è successo, normale. Dai, partiamo da... Ma infatti ora chiuderò la live e lo chiamerò perché mi ha fatto incazzo pure a me. Ma hai detto che Ce lo potevi... L'ho dico, quando stai offesa? così. Ragazzi, la chiudo, casomai vuoi Giuda, dopo ti scrivo. La Vai, chiudo perché vai. lo devo Vai, chiamare, via. devo spiegare un po' Chiusi. di cose.